migliaia di chilometri dall'ultimo insediamento urbano esiste l'unico oceano della Terra rimasto incontaminato, è il mare di Ross. Grande quanto lo stato dell'Alaska e situato in prossimità dell'Antartide, è la zona marina più isolata della Terra, un luogo dove foche e pinguini possono ancora dominare le onde. Ma il suo destino è purtroppo al centro di un acceso confronto diplomatico tra Stati Uniti e Nuova Zelanda. Sembra infatti che siano falliti i tentativi, da parte degli americani, di rendere il mare di Ross un grande parco marino dove vige il divieto di pesca e dove gli scienziati possano tranquillamente studiare il cambiamento climatico. Il progetto ha infatti trovato l'opposizione degli esponenti politici neozelandesi. Il motivo principale risiederebbe nei tanti interessi legati alla pesca proprio in quel tratto di mare. Contestazione che però non sembra del tutto fondata. Basti pensare che solo il 2% dell'intero fatturato ittico del paese proviene dal mare di Ross e che questo porta alla nazione solo 16 milioni di dollari su un totale di 1 miliardo di dollari. Ad essere preoccupati per la realizzazione del parco, oltre ai pescatori neozelandesi, ci sono anche la Corea del Sud, Russia e altre nazioni che sfruttano l'oceano ormai dal 1990. Gli Stati Uniti, al contrario, non hanno alcun interesse di pesca nella zona, anche se spesso il pesce catturato finisce sulle tavole dei ristoranti di lusso americani. Il progetto sembra però davvero importante, così come ha detto Peter Young, cittadino neozelandese e autore di un documentario sul mare di Ross, quasi tutti gli oceani della Terra sono stati colpiti e influenzati dall'umanità. È quindi necessario salvare uno degli ultimi posti incontaminati sul nostro pianeta.